proprio vero. Ci sentite? Ci sentite? Benissimo, Vale. Ci vediamo. Noi vi vediamo. Allora, la domanda che ti volevo fare, Valentino Rossi, perché è stata una gara molto tattica. Stai andando in endurance, tu lo sappiamo, vorrei fare la 24 ore di Le Mans un giorno quando guiderai le quattro ruote, ma forse è troppo presto per fare questo tipo di stile di guida e di gare soprattutto, perché vi marcate tantissimo. Sì, ultimamente dai, sono delle gare un po' strane, perché tutti sono molto 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 preoccupati di non finire le gomme. Ecco, quindi sembra un po' una gara di ciclismo. Va davanti uno, prova, poi vede che non va via, rallenta, poi va davanti l'altro, ci riprova anche l'altro, tutti un po' si aspetta, poi a un certo punto uno scatta, allora tutti gli vanno dietro, così. È bello perché comunque c'è una bella bagarre, ecco. Però dall'altra parte è una gara un po' particolare, è difficile anche un po' mantenere la concentrazione. Peccato, non ce l'abbiamo fatta, perché comunque ho cercato di fare di tutto, di guidare molto, molto dolce, di cercare di tenermi un po' di margine, ma negli ultimi giri ero in difficoltà, mi scivolava tanto e ho fatto fatica. E rimane anche in quest'ottica, poi il momento in cui al decimo giro eri davanti, ti sei fatto passare, insomma è una questione di tattica proprio. Ma guarda, allora, prima Marquez è andato davanti, ha provato a stare davanti e poi dopo qualche giro mi ha fatto passare, ha rallentato. Allora ho provato a stare davanti io, anche perché volevo fare qualche giro davanti, così prendevo un po' d'aria. E ho provato anch'io, ma non ce la facevo neanche io, allora ho rallentato anch'io e ho passato davanti Dovi. Ecco, poi da lì è partito un po' il tiramolla. Ho provato di tutto, però alla fine dei quattro ero un po' più in difficoltà. E ero un po' preoccupato che potesse succedere questo e perdere il podio, che era un po' il mio obiettivo, perché Maverick da ieri che abbiamo cominciato ad andare forte tutti e due è sempre riuscito a consumare un po' meno la gomma di me e aveva un setting un po' diverso e quindi avevo paura che se rimaneva lì poi alla fine gli ultimi giri ne avevo un po' di più, infatti così è stato. Guido, Vale, ciao caro. Con Mauro Sacchini ipotizzavamo, cercavamo di capire come mai Vignales parte dietro, ci mette un po', poi arriva tardi davanti ma ci resta sul podio e tu invece hai avuto il calo, avete funzionato un po' al contrario. E Mauro diceva, potrebbe anche essere che un po' su questa moto qua in questo momento la differenza di altezza e peso di Vale rispetto al fisico esile di Maverick un po' si faccia sentire in quella fase lì. È plausibile oppure avete fatto scelte di setup diverse che hanno distinto così le vostre due gare, diciamo? Diciamo che quando siamo, cioè, con queste gomme qui, dove la gomma dietro ha un buon grip ma soffre tanto, e essere un po' più grandi, un po' più alti è uno svantaggio. Quindi io peso un pochino più di Maverick, ma soprattutto sono più lungo, quindi sulla moto carico sempre un po' più il posteriore. Quindi questa è una cosa. C'è anche da dire che in questo weekend Maverick aveva un altro setting diverso che forse lo ha aiutato un po' anche a salvare la gomma e alla fine ne aveva un pochino più di me. Io ero molto molto performante ai primi giri quando le gomme tenevano e poi invece ero un po' in difficoltà alla fine, mi è dispiaciuto perché mi sarebbe piaciuto salire sul podio, sì. Siamo arrivati all'ultima curva tutti vicini, tutti attaccati, ma ero un po' troppo lontano, non ce l'ho fatta attaccare a cercare il sorpasso su Maverick per il podio. Lui diceva a Maverick che nella fase di ingresso curva stavolta si trovava molto bene e che però c'erano invece i soliti problemi in fase di uscita, stessa cosa anche per te? Perché rischia un po', no? Avervi ritrovati così brillanti qua in Thailandia, rischia anche magari di metterci su una cattiva strada o su una strada un po' illusoria, come se aveste risolto di botto tutti i vostri problemi. Intanto le prossime gare già dal Giappone vedremo se è una questione di pista. Okay. Sembra che abbiamo fatto dei piccoli miglioramenti sulla moto e infatti tutto questo weekend che siamo tornati veloci, però quando sei in pista è molto chiaro, nel senso che consumiamo di più la gomma dietro e negli ultimi giri andiamo in difficoltà e come prestazione massima non siamo tanto lontani, anche perché se guardi il giro veloce della gara io ho fatto il terzo, sì. Ma proprio a 20 centesimi, il problema è che loro rimangono più costanti e noi perdiamo un po' di più. Poi vabbè,
cioè tutti i problemi risolti è quando torniamo a vincere, ecco. Ah, oggi certo. Comunque abbiamo fatto terzo e quarto, anche perché Dovizioso e Marquez hanno un po' giocato, hanno fatto la bagarre tra loro, si sono dati un po' fastidio, se no ci avrebbero dato di più. Va bene, speriamo. Però, almeno una gara decente, dai. Certo, certo. Almeno ci siamo... La sufficienza te la date. Ce n'è abbastanza per riguardarla, così almeno possiamo riguardare la gara e ci siamo anche noi, ecco. Nell'ultima gara non ce l'avamo mai.